cómo cobrarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Non credo che al mio padrone farà piacere sapere che siete venuto qui. Perché non è qui? No, è a Città del Messico. È andato a trovare la signora Caterina? Sì, credo di sì. Per meglio dire, è andato a portare personalmente il denaro che manda tutti i mesi alla signora Beatrice. La signora Caterina ha lasciato dei mobili nel mio magazzino e adesso ingombrano. Ero venuto a chiedere ai parenti di Mercedes l'indirizzo delle signore per farglieli riavere. Beh, visto che ci conosciamo, potevate chiederlo a me. Io gliel'ho detto al signore che non lo so l'indirizzo di Mercedes. Ma io lo so. Ce l'ho scritto a casa da qualche parte. Se volete ve lo do. Te ne sarei molto grato. Prego, dopo di te. Grazie di tutto, comunque. Sempre ai vostri ordini, padrone. Ve lo porto subito. Sì. La signora Sofia? È a San Paolo. A voi interessa ancora la signora Beatrice? Perché me lo chiedi? Perché vi dico che il signor Andrea se la vuole prendere. Che cosa sai esattamente? Ecco a voi. Abitano dalla cognata della signora Caterina, vero? Almeno è lì che mandiamo l'assegno. A cosa devo questa tua gentilezza? Nessuno mi ha ordinato di non darvi questo indirizzo se lo aveste chiesto. Il padrone non avrebbe mai pensato che cercaste ancora la signora Beatrice. Credete che voglia andare a cercarla? Ma è ovvio. Se fosse stato per i mobili non si sarebbe scomodato personalmente. E se Andrea lo viene a sapere? Che lo sappia. E tu cerca di essere un po' più furba. Mentre loro due litigano per quella donna, approfittane. Accomodati. E la zia? Sta riposando. Stamattina il medico l'ha visitata. Dici davvero? Finalmente si è decisa. Sì, l'ha convinta Andrea. Ah, tuo cognato è qui? Sì.
Mia madre non sta affatto bene, Dolores. Ma che cos'è? Prima di tutto la pressione alta e il cuore molto affaticato. No, mi dispiace. E poi il medico ha riscontrato una fortissima carenza di calcio. E anche qualche fastidio ai reni, purtroppo. Ma che guaio. Il dottore dice che il clima umido di Città del Messico è un vero nemico per la sua salute. E allora che farete? Credo che dovremo trasferirci in un'altra città, al mare. Mia madre mi ha detto che è venuta a trovarvi. Sì, infatti. Siediti, cara. Sono certa che vi ha raccontato di Juan. Sì. Non ditemi che anche voi vi opponete. Mi devo opporre perché Juan non è libero, lo sai. Però adesso non è più sposato con Beatrice. Mi riferisco al fatto che è sempre innamorato di lei, capisci? E allora come mai ha permesso che si annullasse il loro matrimonio? E poi, se l'ama, perché non è mai andato a cercarla? Solo perché non conosci il suo indirizzo, però so che sta cercando di scoprirlo. Ma perché, padre? Io l'amo. Niente mi farebbe più felice di sapere che anche lui ti ama, figliola. Ma questo non è possibile. Perciò, mia cara, devi cercare di toglierti questo sentimento dal cuore. Oltretutto, secondo tua madre, questo è soltanto un tuo capriccio. Non è vero, non è un capriccio. Ho cominciato ad amarlo ancora prima che uscisse dal carcere, appena mi avete parlato di lui. Se è davvero così, non puoi immaginare quanto me ne pento. No, non dite così. È un uomo meraviglioso. E spero che Beatrice lo abbia dimenticato. No. Non lo credo. E perché no? In tutti questi mesi non lo ha mai cercato e non ha fatto nulla per sapere come stava. Questo vuol dire che non gliene importa più. Padre, vi prego. Vi ricordate che pregavo Dio perché mi facesse incontrare un uomo per il quale sentire quelle cose meravigliose che illuminano il cuore, scaldano l'anima e che danno la gioia di vivere. Sì, certo, ma ebbene, io l'ho incontrato, padre. Sì, ne sono sicura. E così lui ha voluto mandarti via? Non dirmi che lo sapevi già. Sì, è stata tua zia Sofia a scriverlo a tua madre. E se non te ne ho parlato prima è perché lei me lo ha proibito. E allora sapevi anche che è stato lui a comprare la nostra casa di San Paolo? Sì, lo sapevo. Avresti dovuto dirmelo. Beatrice, non ho dubbi sul fatto che sia un uomo affascinante, visto che tanto tu quanto tua sorella... Come? Sai anche questo? Vedi, devi capire che la zia con qualcuno doveva pure sfogarsi. Come puoi immaginare, da lui la colpa di tutto quello che è successo, e posso capire... Juan non ha nessuna colpa. Anna l'ha ingannato. E altri gli hanno teso una trappola per farlo imprigionare. La prova della sua innocenza è che adesso è libero. Come vuoi, non vorrei discutere su questo. Però è vero che ha comprato la casa di tua madre per costringerti ad abbandonare il paese. E lo ha fatto perché per lui tu rappresentavi un fastidio. Io so perché l'ha fatto. Per evitarmi il dolore di vederlo chiuso in carcere. Non ha voluto lasciarmi altra alternativa perché io non intendevo separarmi da lui. Se sono partita non è stato per quello che lui ha detto o fatto. Ma perché l'ho giurato a mia sorella nel suo letto di morte. Dici davvero? Sì. Tu non l'hai vista. Non sai quanto sia stata orribile la sua agonia. Se io non avessi spaventato il suo cavallo, forse... Per piacere, Beatrice, non pensare continuamente a questo, ti prego. Forse nel profondo del mio cuore io volevo la sua morte. Una volta gliel'ho persino detto. E Dio ha voluto punirmi. È molto che sei rientrata? No. Hai parlato con tuo padre? Sì. E che cosa ti ha detto? Buonasera, da parte della signora Sofia. Va bene. Dì alla signora che domani andrò a trovarla. Glielo dirò.
Non hai mai parlato con un sacerdote? No. Ma vedi, anche se non avessi fatto ad Anna questo giuramento, voglio dire, anche se Anna non mi avesse chiesto nulla, io sarei ugualmente decisa a non ritornare mai più con Juan. Sono successe troppe cose gravi e dolorose, cose che non si potranno mai dimenticare. Gli ultimi momenti di mia sorella resteranno sempre come una barriera tra noi. Ma scusa, allora, per quale ragione non sciogliete anche il matrimonio religioso? E perché dovrei? Tanto non penso di risposarmi. E non vuoi neppure che si risposi lui? Tu non conosci Juan. Lui a queste cose non dà importanza. Però potrebbe anche pensare che vuoi mantenere un legame tra di voi. E se è proprio vero che ti ama, finirà col cercarti per riaverti. O è questo quello che vuoi? No, non desidero rivederlo. E allora tra di voi devi porre una barriera. Sì, lo vado a chiamare. E così lui l'ha raggiunta e le ha detto tutto quello che pensava. Ma dai, non ti posso credere. Sì, è andata così, te lo giuro. Dici davvero? Sì. Ciao, Andrea. Ciao. Bene, ora è tutto a posto. Così in fretta? Mi hanno assicurato che manderanno istruzioni precise a San Paolo. Tu dovrai soltanto presentarti di fronte al giudice. Negare tutto, naturalmente. E il tuo caso sarà archiviato al più presto. Parola mia, non sai quanto ti sono grato, Andrea. E tu, quando tornerai a San Paolo, potremo partire insieme? Domani stesso. Prenderò il treno della sera. Sai che Beatrice vive qui con sua madre? Davvero? Si sono trasferite dopo la morte di Anna. E Juan? Adesso è libero. Ma non porta più il nostro cognome. Il suo matrimonio con Beatrice è stato annullato. Beh, sì, è strano questo atteggiamento di Basilio. Tu che ne pensi? Non lo so. Ma non mi piace che Andrea sia andato a trovare Beatrice. E ancora meno che le mandi del denaro. Juan, per l'amor di Dio, non vorrei ricominciare tutto da capo. Quando ho rinunciato al mio cognome, l'ho avvertito di non intralciarmi il cammino. Non gliel'avete detto? Ma certamente. E lo stesso ha detto lui. E allora perché è andato a trovare Beatrice? Tanto per cominciare, è sua cognata e la signora Caterina è sua zia. E poi non devi dimenticare che Beatrice ormai non è più niente per te. Per me lei sarà sempre mia moglie. Sì, per te, ma per gli altri no. Poi bisognerebbe sapere che ne pensa lei su questo argomento. Andrò a Veracruz, da lì prenderò un treno per Città del Messico. Juan, ma c'è il processo del Guercio, mancano solo 2 giorni. Vado e torno. Mi fermerò solamente poche ore, il tempo necessario per parlare con lei. Ti prego di riflettere con calma, Juan. Devi anche pensare alla possibilità che lei non desideri più tornare con te. Non può avere smesso di amarmi. Sono successe tante cose, figliolo. Tu l'hai ferita. E con il tempo, purtroppo, si cambia. In soli 3 mesi. Si può passare dall'amore all'odio anche in una sola ora. Soprattutto quando la disillusione è stata così forte. Sembrerebbe che voi prendeste... Ma non dire sciocchezze. L'unica cosa che voglio è che tu finalmente viva tranquillo, sereno. Però è giusto che ti prepari anche ad affrontare il peggio. Va bene. Juan. Ho detto che va bene, non perderò la calma. Ve lo prometto. Se Beatrice mi darà un motivo valido per non tornare più con me, me ne farò una ragione. D'accordo. Allora fa buon viaggio. E che tutto si risolva secondo i tuoi desideri. Vi ringrazio. Dici davvero? Sì.
Tesoro mio, non sai quanto questo mi renda felice. E quando potrà andare a parlare con l'arcivescovo? Dovremmo dirlo a mia madre affinché solleciti un'udienza. Speriamo che sia presto, per l'amor di Dio, in modo da poter accettare l'invito di Andrea ad andare a San Paolo. Che cosa? No, questo mai. Ma il dottore ha detto che l'umidità di Città del Messico finirà per uccidermi, figliola. No, madre, per favore. Possiamo sempre andare in un'altra città. Ma Beatrice, te ne prego. Andrea, figliolo, Beatrice non vuole venire a San Paolo. Buongiorno, zia Caterina. Che succede, Beatrice? Come stai, Andrea? Questa è mia cugina Dolores. Sì, ci conosciamo già. Come state? Bene, vi ringrazio. Cerca di convincerla, Andrea. Te ne prego. Non voglio tornare a San Paolo. Penso che sia la cosa migliore per tua madre. E ti assicuro che niente e nessuno ti disturberà. Sarei veramente felice se voi le accompagnaste. A me farebbe piacere, però... Su, figliola, per favore. No. Perdonate se vi ho chiesto di venire. Non vi preoccupate. Avrei voluto venire io a casa vostra, ma non sapevo se avevate già parlato con Marianne. No, non l'ho ancora fatto. Accomodatevi, ve ne prego. Sì, grazie. E come mai? Non avete trovato il momento giusto? Sì, infatti è così. O pensate che non sia il caso? Vedete, Sofia, mia figlia ha ancora una personalità infantile. Non sa neanche lei quello che vuole. Vive inseguendo le sue fantasie, lontanissima dalla realtà. Qualunque bel giovane la manda in estasi. Ma il giorno dopo ha già cambiato idea e così... E adesso chi è che la manda in estasi? Spero che non sia di nuovo vostro cognato. No. E allora di chi si tratta? Mi dispiace moltissimo. Ne sono anche un po' spaventata. Si tratta di quell'uomo, Juan. Ma che state dicendo? E dove l'ha conosciuto? Non lo so. Maria Grazia, per l'amor del cielo, quell'uomo è un pericolo. È già stato la disgrazia di troppe donne. Spero che non accada nulla a mia figlia. Mi hanno detto che è andato a Città del Messico a cercare Beatrice. Bene, adesso devo andare. Penso che domani o dopodomani mia madre saprà quando avrai l'udienza con l'arcivescovo. Ti ringrazio. Vado a dire ad Agostina che vuoi andare via. Sì, grazie, mi fai un favore. Dolores, cerca di convincerla a partire per San Paolo. Andrea vorrebbe farne sua moglie. Ma no, davvero? Sì, me lo ha detto lui. Sarebbe una vera fortuna. Bene, allora noi andiamo, zia. Va bene, figliola, e grazie di tutto. Ci vediamo domani, va bene? Ringrazia tanto la zia. Sì. Che brava ragazza, Dolores, è vero? E anche sua madre è stata molto cara e affettuosa. Sì, sono state davvero squisite con noi. Anche Andrea ha dimostrato molto affetto. Perché non vuoi che andiamo qualche giorno a San Paolo? Lo sapete molto bene, madre. Ma se tu non vuoi avere più niente a che vedere con quell'uomo, sarà facile evitarlo. Basterà che tu non esca finché staremo lì. Potremo passeggiare in giardino, prendere un po' di sole. Beatrice, mi manca tanto il calore di San Paolo. Che cosa ti costa, tesoro? Qualche giorno solamente. L'invito di tuo cognato Andrea è dettato soltanto dall'affetto. Può darsi. Però non sappiamo come ci riceverà la zia Sofia. Con molto affetto anche lei, Beatrice. Non ne sono tanto sicura. E allora, non è vero che ti importa della mia salute, come dici? Sapete che me ne importa, madre. Per questo non abbiamo ancora comprato qui. Cercheremo casa in un'altra città, in un posto dove ci sia un clima migliore. Vicino al mare, se lo preferite. E ora scusatemi, ma devo uscire per fare la spesa. Cercate qualcuno? Voi vivete qui? Sì, questa è casa mia. Vengo da San Paolo.
Ho un messaggio urgente per la signora Beatrice Aleardi. Da parte di chi? Dell'avvocato Nicola Manera. Se volete, datelo pure a me, sono sua cugina. Ho bisogno di consegnarlo personalmente. Mi dispiace, ma non abita più qui. Lei e sua madre sono andate via qualche giorno fa. E dove stanno? Ho detto che hanno cambiato casa. Potete darmi il nuovo indirizzo? No, non lo conosco. Voi mentite. E voi siete un gran maleducato. Suppongo immaginate chi sono. Lasciatemi entrare in casa mia. Beatrice vi ha detto che non vuole vedermi? Dopo il vostro comportamento indegno con lei, non avrete il coraggio di pretendere che vi riceva a braccia aperte, vero? Mia cugina ha la sua dignità.